di presentare un po' la serata. Questa serata è particolarissima perché Firenze in Armonia, che è un'associazione culturale che organizza questi spettacoli, ma anche di altro genere, stasera con il quartiere 1, di cui avremo l'onore di avere questa pedana il presidente Maurizio Sguanci fra poco, doneremo un defibrillatore. Questa è una zona importantissima nel cuore di Firenze. Un defibrillatore che sarà di uso pubblico, lo vedete già nella teca aperta, pronta per essere installato. Però c'è tante cose da dire, seguiteci sul nostro sito. Stasera intanto vi regaliamo questa buona musica con i ragazzi Scimmia. Quello che avete sentito è solo l'inizio. Ascolterete dei brani dell'ultimo album che hanno fatto, che parlano della nostra Firenze, dell'attualità di voi ragazzi e della mistica dei bars. È veramente quello che è l'attualità di ora. Però passo la parola al presidente Massimo Dani, che spero mi senta e venga qui vicino al palco. Massimo, dove sei? Eccolo, vieni. E a lui l'onore di presentare poi il presidente Maurizio Sguanci. Una premessa, poi passo la parola a Massimo definitivamente. Quando noi nella nostra associazione facciamo queste donazioni di vario genere, ma sempre a scopo benefico, una nostra socia disse: dobbiamo donare dei defibrillatori a Firenze. Noi abbiamo già donato 2 defibrillatori, stasera ufficialmente lo installiamo qui. Il presidente Maurizio Sguanci e Massimo Dani ci diranno dove già la prossima volta doneremo il primo defibrillatore, che ufficialmente andrà dato a te, Massimo Dani. Grazie, molto velocemente, perché a me stare qui mi sta stretto, perché non so né suonare e è bene che non accenni neanche a cantare, per cui dico solamente che mi fa tanto piacere essere qui in una bellissima parte della nostra Firenze di cui ne siamo orgogliosi, e grazie anche a tutti coloro che non sono fiorentini, che ci riempiono il cuore a essere a visitare Firenze, perché noi l'amiamo e per questo motivo vogliamo rendere ancora più importante questa piazza donando un defibrillatore. Ho piacere, stringendo il più possibile per lasciare il gusto di quello che è la serata con la musica, di chiamare il presidente del quartiere, Maurizio Sguanci, eccolo, che è... e Sonia Lotti, finalmente siamo riusciti a farla salire, che è stata proprio quella che ci ha dato l'iniziativa della donazione del defibrillatore. Per cui do la parola velocissima a Lotti Sonia come ringraziamento per l'idea che ci ha proposto. Non ho grandi meriti, è solamente che l'associazione funziona e quando qualcuno lancia un'idea subito viene recepita e trasformata in realtà. Questa è la bellezza della nostra associazione, che contribuisce sempre con cose concrete a fare della beneficenza e del bene al prossimo. Non doniamo mai soldi in contanti. Bene, ho finito. Grazie a tutti. Il presidente del quartiere 1, Maurizio Sguanci. No, brevissimamente ringraziare Firenze in Armonia per questi 2 graditissimi regali. Io voglio ricordare l'importanza dei defibrillatori. 3 domeniche fa in Piazza della Repubblica un signore ha avuto un infarto, ha perso conoscenza. Grazie alla prontezza di una signora che ha detto: portatemi il defibrillatore che c'è in Piazza San Giovanni, sono arrivati con il defibrillatore e l'hanno salvato. L'uomo è andato all'ospedale ricoverato ma cosciente. Un gesto importante come regalare il defibrillatore oggi può voler dire salvare una vita domani. Il fatto che sia pubblico vuol dire che chiunque si dovesse sentire male nel raggio di qualche centinaio di metri potrà venire qua, usufruire di questo e quindi essere salvato e messo in sicurezza. Quindi volevo ringraziare il presidente dell'associazione, volevo ringraziare Federico, volevo ringraziare i ragazzi Scimmia e
mi sfugge questa cosa dello scimmia perché sono straordinari. Mi è stato regalato un CD loro che io tengo fisso in macchina perché sono straordinariamente bravi, e tutti gli amici che salgono in macchina mi dicono: oh cazzo, ma chi sono questi? No, dice, può far bacco, chi sono questi? E io dico: adesso questi ragazzi che sono veramente un grande gruppo. Quindi grazie all'associazione, grazie a loro, grazie a voi. Firenze è una grande città, siamo sempre meglio organizzati, e questo insomma ci fa d'altronde non è un caso che in questa città nasce a tutti gli effetti la misericordia e il principio dell'umanesimo. A 700 anni di distanza tutto si conferma. Buonasera, grazie a tutti. Allora, mentre il presidente Massimo Dani dona una targa di ricordo a Maurizio Sguanci, che così tanto ha voluto questo defibrillatore come lo abbiamo voluto donare noi di Firenze in Armonia, in questo momento Tiberio Marconi, che lo ha che l'ha materialmente fornito, lo attiverà nella teca che vedete posizionata lì. Grazie. Non ho detto questa cosa, ma l'altro defibrillatore. La parola defibrillatore che ha detto, il defibrillatore è pronto. Speriamo di non usarlo mai, ma che ognuno di noi lo tenga presente e vigile, che non debba succedere come in qualche posto di Firenze che è stato rubato, addirittura l'hanno usato come palla. Questo è un salvavita. Ognuno di voi deve sapere che nel giro di 200-300 metri, in caso di emergenza, ci sarà un DAE defibrillatore semiautomatico. Ognuno sa usarlo, basta seguire le istruzioni. Sì, brevemente, per ringraziarli anche per il defibrillatore che loro hanno donato all'associazione Borgallegri, il giardino di Borgallegri, tutta la parte del quartiere 1 che guarda verso ovest sarà presidiata dai defibrillatori grazie all'associazione Firenze in Armonia. Grazie. Si prova? Scivola in là ed ansietà, ridi perché tu bevi con me, forti bevande spiritose, ottimale per chi vuol procrastinare.